Finalmente ben ritrovati al nostro consueto spazio interamente dedicato alla fotografia. Come sempre lo affrontiamo in compagnia di Jenny Maggiore, che è manager di Maggiore Fotografi. Ben ritrovato. Ciao Claudio, buongiorno. Allora, oggi parliamo di un mezzo innovativo che nasce con la tua azienda, parla di Napoli e si riferisce ovviamente a coloro i quali amano questa nobile arte. Parliamo del photoboot, ma prima di parlarne però io lancerei un video che lo descrive nel miglior modo possibile. Vediamo. Yeah, yeah. La creatura bebé. El movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata. Photoboot, allora Jenny, che cos'è? Abbiamo visto mezzo tanto divertente, coinvolgente soprattutto per le famiglie. È uno strumento interattivo e creativo che dà la possibilità agli ospiti che intervengono ai matrimoni di divertirsi e di farsi fotografie in real time e stamparsele anche. Anche perché spesso e volentieri le fotografie che si fanno non soddisfano mai i nostri desideri di partenza, quindi questo magari è un mezzo per dare una seconda possibilità, non riscattare. Questo è un mezzo per far divertire, come dicevo prima, prima di tutto cercare di creare un sistema di innovazione e di intrattenimento per gli ospiti, al di là del solito servizio fotografico, un servizio aggiuntivo. In che modo si possono personalizzare le foto? Ogni fotografia ha un layout grafico che possiamo personalizzare in base al tema scelto dagli sposi, quindi qualcuno magari può aver scelto un tema tipo mare, tipo montagna, tipo Forza Napoli, magari qualche persona che è più tifoso, quindi riusciamo a creare nel layout grafico tutto quello che riteniamo opportuno. Abbiamo visto che ci sono anche degli strumenti di scena, bisogna portarli da casa, sono già allestiti all'interno della camera, per dire, pensiamo alla camera oscura. Pensiamo tutto noi, quindi portiamo tutti questi oggetti di scena per far divertire gli ospiti, quindi che possano essere sciarpe, cappelli giganti, occhiali, baffi, tutto quello che serve per rendere una fotografia simpatica, dinamica e veloce. È complicato da usare? No, non è complicato, è in modalità molto self-service. In effettivo le persone si avvicinano al photoboot, cliccano sull'immagine che già vedono e dopo 10 secondi la fotografia sarà già pronta e stampata in real time. Ci si aiuta anche a vicenda in questo senso? Ci si diverte tanto, quindi molto spesso gli ospiti si fanno le foto o tra di loro, o con gli sposi, o con i nonni, o con gli amici, o con le coppie. È uno strumento molto interattivo e molto divertente. Ma qual è il ricordo che resta agli sposi? Abbiamo diverse possibilità nell'offrire questo servizio. Possiamo stampare la fotografia e lasciarlo agli ospiti, oppure possiamo scegliere anche di dare più di una fotografia. Quindi immaginiamo una coppia che scatta una sola fotografia, ne possiamo stampare due, in modo tale che una se la portano a casa come ricordo dell'evento, l'altra fotografia invece possiamo farla attaccare dagli ospiti su un guest book e magari possono lasciare anche una frase, un pensiero, una dedica agli sposi. Quindi a fine giornata gli sposi porteranno a casa un ricordo simpatico di tutte le persone che hanno fatto parte del loro evento. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Questo è un po' il segno del cambiamento del tempo, perché Maggiore Fotografi, insieme a questa nuova metodologia, diciamo, di comunicazione della fotografia, dell'immagine tout court, inventa sempre nuove metodologie, nuove tecniche anche di trasferimento delle immagini. È cambiato molto in questo senso nella fotografia. Sì, la fotografia diventa sempre più dinamica, sempre più interattiva, è sempre una corsa contro il tempo. E un elemento importante del photoboot che stiamo spiegando in queste immagini è la sua caratteristica e la sua qualità nelle immagini. Infatti la differenza tra questo che abbiamo noi e tante aziende è che questo photoboot è dotato di una reflex professionale
collegata a un tablet di ultimissima generazione, collegata poi ad una stampante che dà la possibilità di stampare subito la fotografia ma ad alta qualità. Quindi la differenza che non sono quei piccoli photobooth che troverete in commercio, che le persone si fanno la foto direttamente dal tablet e quindi verrà fuori una fotografia deformata, perché sai che il tablet c'ha certo. il grand'angolo e quindi tira poi fuori si una... perde anche in definizione rispetto a una macchina professionale. Avendo una stampa di alta qualità è come se ci fosse un fotografo in miniatura all'interno della cabina, quindi averlo là a disposizione tutta la giornata per tirare fuori queste foto simpatiche e divertenti. Quindi dopo la realtà aumentata anche il photobooth. Sì, a parte realtà aumentata, photobooth, anche realtà virtuale, perché ci sono tante le nostre tecnologie, sono tante belle cose. Grazie ancora a Jenny Maggiore di Maggiore Fotografi per essere stata in nostra compagnia. Io prima di lasciarci però ricorderei un po' dei contatti, no? Perché spesso e volentieri la gente ovviamente vuole quantomeno informarsi. Ha bisogno dei nostri contatti, giustissimo. Sì. Noi siamo a via Riviera di Chiaia, a Napoli, e poi abbiamo uno showroom a via Circonvallazione, Somma Vesuviana. La porta d'ingresso per Maggiore Fotografi, lo dico sempre, è il nostro sito www.maggiorefotografi.info, dove è possibile iniziare a prendere le prime informazioni, il primo contatto, dopodiché sarà necessario prendere un appuntamento per una consulenza one to one. Grazie ancora a Gianni Maggiore di Maggiore Fotografi per essere stato con noi. Grazie a te Claudio. Pubblicità. Buona giornata.